Diamo subito il benvenuto a Tony Cioli Puviani, trader indipendente. Buon pomeriggio Tony, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere. Poi il venerdì pomeriggio era un po' che non venivo, è giornata particolare, no? Prima dell'aperitivo, insomma. Assolutamente sì, ma poi ci tengo a dire che prima dell'aperitivo c'è veramente, veramente tanta price action, se vogliamo chiamarla così, sui mercati. In particolar modo io vorrei sottolineare di nuovo che Wall Street torna al ribasso, ma tornano anche i mercati europei dopo un rimbalzo iniziale. Stiamo vedendo anche il FTSE MIB sotto la parità, però diciamo che l'accelerazione al ribasso è un po' guidata da Wall Street, con l'S&P 500 che cede mezzo punto percentuale, anche il Nasdaq lo 0,72%. Il FTSE MIB torna sotto la parità dopo un'apertura abbastanza positiva, direi. Tony, credi che sia, come dire, una reazione dei dati macro, che però ne abbiamo parlato più volte anche a partire dalle 14.30, diciamo che è una delusione fino ad un certo punto, perché poi il tasso di disoccupazione è sceso addirittura al 4,2%. Allora, dico la mia. Non ho sentito, non ho letto ancora niente, io sono qui da solo in casa, ho visto solo i dati. Ci sono tre dati, mi sembra, no? L'hai appena ricordato te, anche alle 15.45, alle 15.30 è uscito anche il PMI dei servizi, giusto? Qualche istante fa, quindi si porta a 58 punti, un pelo sotto di 58.7, anche se è superiore ai 57 punti della stima preliminare. Quindi noi sappiamo che un dato PMI, sempre se è superiore a 50, e se veniva stimato 57 in questo novembre, un po' complicato, 58 punti è un bel dato. Poi mi hai parlato di tasso di disoccupazione che scende addirittura al 4.2. Attenzione, 4.2. Al tempo stesso mi hai riferito di un no farm payroll sotto le aspettative, non proprio di poco, di molto, perché attendavamo 337.000, non vorrei essere impreciso perché vado a memoria, e abbiamo avuto 220, quindi 100-110.000 lavoratori, buste paga in meno rispetto a quello che ci aspettavamo. Questi tre dati, come l'ha ragionata secondo me il mercato? L'ha ragionata molto male, almeno mentre sto parlando, ma credo che la ragionerà e continuerà a ragionarla male, almeno per oggi, e ti spiego i motivi. Qual è il grande problema, il market mover, il problema che abbiamo in questo ultimo scorcio di anno, per cui Powell ha fatto di fronte al Senato, poi il giorno successivo sta facendo delle audizioni importanti, e il problema è l'inflazione. Abbiamo visto Powell a inizio settimana che ha detto e ammesso che l'inflazione non è più una questione temporanea, e ha ammesso che il tapering deve essere fatto, indipendentemente anche dalla pandemia, dalle varianti, Omicron e via così. Questa è la sintesi della settimana, per cui ammissione di Powell del tapering, ok, questo lo dava, il mercato l'ha dato per scontato, per carità, indipendentemente anche dalla situazione pandemica. Quindi ha ammesso che l'inflazione è grave. Se c'è una cosa brutta che le banche centrali, in particolare la Fed, vuole in qualche modo smuovere, o avrebbe piacere che si potesse smuovere, è il numero dei lavoratori inattivi che effettivamente preferiscono non chiedere, non andare a lavorare, non iscriversi alle liste di disoccupazione, e quindi creando quella mancanza di offerta di lavoro che ristabilirebbe un equilibrio per quello che riguarda le buste paga. Il fatto che ci siano non tanti lavoratori come si supponeva, appena 220.000 lavoratori in più, ma al tempo stesso un tasso di disoccupazione che scende dal 4,5, 4,6 al 4,2,
quindi un bel tasso di disoccupazione. È apparentemente una bella notizia, sicuramente è una bella notizia, ma siccome il numero dei lavoratori impiegati è inferiore a quello delle aspettative, e sì superiore, ma inferiore a quelle delle aspettative, mentre il tasso di disoccupazione è un qualche cosa che sorprende, perché effettivamente 4.2, questo vuol dire inequivocabilmente che la popolazione inattiva che non vuole lavorare, che magari ha ancora i sussidi di disoccupazione oppure si astiene dal mondo del lavoro e non richiede neanche, non si iscrive neanche nelle liste di collocamento, sì, è rimasta inattiva. Perché altrimenti non avremmo il 4,2 di tasso di disoccupazione contro un dato deludente dell'occupazione. No, assolutamente sì, questo punto è anche molto importante. Fra le altre cose è salito anche il tasso di partecipazioni, lo faccio vedere rapidamente, a 61,8 da 61,6, e soprattutto è sopra anche le attese degli analisti, e dunque diciamo che ci sono un po' di anomalie, ecco, nei allora, numeri. Bisogna mettersi d'accordo, perché se il tasso di disoccupazione me lo stimi è inferiore alle aspettative e diventa 4.2, voglio dire superiore, è inferiore, quindi è una cosa positiva, è 4,2, il tasso di partecipazione aumenta in maniera migliore, e il no fai però il delude, c'è qualche cosa che non quadra, qui è matematica, infatti, qui è matematica. Infatti, dopo i numeri che abbiamo visto, poi si sono espressi più diversi presidenti regionali della Fed in scia delle dichiarazioni di Powell, che ha finalmente ammesso che si tratta di un, per quanto concerne sempre l'inflazione, si tratta di un fenomeno non più transitorio, ma piuttosto strutturale, che bisogna agire assolutamente per combattere l'inflazione che inizia a pesare agli americani. Si sono pronunciati anche altri banchieri regionali dicendo che probabilmente il ritmo del tapering sarà più sarà accelerato senza alcun dubbio, ma addirittura ci saranno forse più rialzi dei tassi rispetto alle stesse aspettative della Fed. Innanzitutto, Tony, volevo capire che cosa significa un Powell e una Fed più falco, sempre più falco rispetto a ciò che era, io lo dico, solo un mese fa. Abbiamo seguito in diretta la riunione della Fed, si cercava ancora a convincere il mercato, si cercava ancora a convincere l'audience che si trattasse di un fenomeno inflazionistico temporaneo, transitorio, cambio di rotta in un mese, e non cambia tanto in un mese in termini di indicatori macroeconomici. Dunque, cosa significa questa Fed falco e questo J. Powell falco per i mercati? Cioè, si rischia il rally di Natale? Forse sì, si rischia. Ti spiego perché, almeno sono mie interpretazioni logiche, ma credo che siano obbligatorio fare così. Dunque, se Powell diventa improvvisamente falco, e lo abbiamo capito, e i mercati, si vede che almeno la volatilità è aumentata, non sono crollati, fortunatamente resistono, rimbalzano, fino a mezz'ora fa rimbalzavano alla grande con lo Standard & Poor's, che addirittura ha rivisto i 4.600 punti, 4.610 punti, però ne ha già persi 60, quindi c'è 60 in mezz'ora, in un'ora di contrattazione, in 45 minuti, e quindi vuol dire che c'è questo nervosismo. Io ti do la mia interpretazione, come prima. Il problema grande rimane l'inflazione. L'inflazione va bene se accompagnata, è tollerabile se accompagnata da dati macroeconomici estremamente positivi. Allora uno dice: ok, è normale che i dati sono estremamente positivi, è normale che ci sia una grande domanda aggregata, il tasso di partecipazione elevatissimo, e quindi le aziende devono aumentare anche i salari, contribuendo quindi al potere di acquisto che viene a calare delle aziende, dei lavoratori, causa inflazione. Le cose vanno bene. Se invece c'è qualche dubbio che accanto all'inflazione, e questa è l'interpretazione fatta a caldo, se ci fosse qualche dubbio che accanto all'inflazione
E per cui il Powell ormai sappiamo che è diventato falco, probabilmente ha avuto anche la conferma 10 giorni fa da parte del presidente Biden che sarà lui per altri 4 anni presidente della Fed, quindi può agire con maggiore tranquillità e professionalità, posso dire, avendo come mandato lui quello di combattere l'inflazione. Se al tempo stesso c'è qualche dubbio sull'economia, e questo non lo so io, però se il dato non fa il payroll, che tradizionalmente è il dato occupazionale più importante e più visto il primo venerdì del mese nella storia delle borse, e oggi parliamo di questo, e questo dato è deludente, perché alla fine 220.000 anziché 330 vuol dire 100.000 in meno, in un contesto molto inflattivo di politica hawkish, non va bene. Quindi è per questo motivo che un pochino la borsa, dopo aver festeggiato con lo champagne i primi 5 minuti, adesso sta tornando indietro. E quindi è un po' il commento a quello che si sta vedendo. Diciamo che le borse possono fare il rally di Natale se arriveranno nuovi dati che confermano un prodotto interno lordo a livello delle aspettative migliori, se confermano il tasso di disoccupazione, rispetto, ho dei dubbi, cioè il tasso di disoccupazione che sia basso va benissimo, perché vuol dire che tanta popolazione lavora e ha lo stipendio, ha una propensione marginale al consumo, i nuovi entrati pari a 1, cioè consumano tutto quello che gli viene dato, va benissimo. Però se questo tasso è deludente, se questo non fa il parole è deludente, al tempo stesso abbiamo un tasso di disoccupazione che cala, gioco forza vuol dire che l'elasticità dei salari diventa rigida, nel senso che sì, l'inflazione non cala, perché se c'è bisogno di forza di lavoro e il tasso di partecipazione, anche se è migliore, ma i lavoratori sono un po' meno di quello che si pensava, l'inflazione potrebbe continuare, quindi le politiche monetarie potrebbero essere più forti. E dunque vedremo settimana prossima anche il CPI il mercoledì, proprio una settimana prima della riunione in conferenza stampa della Fed, ultima per quest'anno. Poi come possiamo vedere già comunque dalla performance dei mercati sia europei che degli Stati Uniti, il rally di Natale è decisamente in pericolo, se vogliamo dirla così. Vi segnalo l'indice VIX che ha fatto un salto importante, da 26 punti a 29,75, al rialzo del 6,5%, tornando ovviamente a Piazza Affari, che era in lieve rialzo. Vedo attualmente un lieve calo, però leggermente al di sotto della parità. I titoli migliori rimangono Eni, Generali, Fineco Bank, Unicredit; i peggiori Nexi, Telecom Italia, Enel e Biper Banca. E qua mi aggancio ovviamente alla domanda di Domenico Garrone, se ovviamente rivolta a te, Tony: non ci sono parole per l'andamento del titolo Enel, ovviamente in mano pubblica attualmente. Che cosa ne pensa Tony? Ha ragione Domenico, non ci sono parole, anche perché ci eravamo un po' illusi la settimana scorsa, dal fatto che la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato, presidente Starace, aveva un po' mosso le acque, portato l'Enel in controtendenza addirittura da 7 euro a 7,30 in un momento di mercato di stanca. Dopo questi 2 giorni effettivamente Enel ha continuato il suo trend ribassista e in questo momento è sulla soglia dei 6,50 euro, quindi è sicuramente un utility che soffre. Io ovviamente guardando un po' quello che sta succedendo, si può porre una causa all'Eni, anche quello che si viene a leggere nei giornali, che l'inflazione potrà essere combattuta, c'era sui giornali gli altri giorni, e anche tramite la regolamentazione più stretta possibile delle tariffe. E questo forse è un qualche cosa che può dare fastidio a questo tipo di utility. Per il resto
anche il natural gas sta un po' scendendo, quindi anche qualche materia prima sta un po' scendendo e dovrebbe aiutare almeno l'Enel a mantenere quei margini che gli consentono redditività. Comunque, in questo momento il mercato sta riflettendo, Enel è anche bersagliata un po' dagli arbitragisti, perché quando si vende il FIB, in qualche maniera, spesso, non sempre, anche Enel ci va di mezzo. Però sicuramente confermo quello che dice Domenico, Enel ha dato un'illusione 8 giorni fa, ma in questo momento sta deludendo, come un po' tutti, ma Enel in particolare. No, assolutamente sì. Prima di lasciarci, Tony, confermi i target su Piazza Affari per fine anno, anche perché ne abbiamo parlato proprio qualche istante fa insieme a te, alle incertezze legate ai mercati, alle incertezze legate a questa ripresa economica molto robusta anche nella stessa Italia, fra altre cose per la prima volta da un bel po' di anni è l'Italia che guida la zona euro. Sì, è vero, io ho sempre parlato che l'Italia doveva in qualche modo sovraperformare gli indici qualora gli indici andassero, no, anche se vanno male, sovraperformare, insomma, aveva qualche carta in più. Io dico semplicemente sì, che l'Italia adesso, come tutta l'Europa, sta andando male, in particolar modo il DAX non riesce più, qualsiasi sia l'America, a muoversi se non lentamente a ribasso, proprio perché c'è questa incertezza che è calata venerdì scorso, diciamo, con quel -4,5, -4,6 rispettivamente di DAX e FTSE 1000. Sicuramente questa giornata qui sono state giornate sorprendenti, parlo di venerdì scorso, proprio una settimana fa, e giornate campali che hanno segnato anche dal punto di vista grafico una sorta di svolta ineccepibile. Sotto questo mi aspetta, adesso io qui vengo solo una volta a settimana, però che dal punto di vista tecnico la giornata di venerdì scorso abbia lasciato un segno sui listini italiani e europei, e in qualche maniera, in maniera minore, sui listini americani è indubbio, e quindi può essere forse, io sono sempre per il rally di Natale, ecco, lo dico, sono sempre per il rally di Natale, nel senso che ho detto sempre che il rally di Natale ci sarebbe stato se nel mese di novembre si fosse scesi. Adesso il mese di novembre si è scesi solo l'ultima settimana, può darsi che si faccia altri 3-4 giorni negativi o circa lì sui mercati in generale, per poi invece finire a partire dal 7-8 dicembre a partire per una bella progressione, per un bel recupero sui listini mondiali. Quindi dici che ancora, diciamo, non è tardi per il rally di Natale, nonostante il Powell falco, però infatti tu stavi dicendo vengo una volta in settimana, è vero, però da settimana scorsa a questa settimana, Tony, sono cambiate tante cose, soprattutto con il cambio di rotta della Fed, il togliere di questa parola transitoria del proprio statement. Però la BCE comunque rimane accomodante, e cioè dà un po' di speranza, ecco, per un rally europeo, anche se dipende un po' da quello degli States. Le motivazioni in ordine tecnico sono cambiate molto venerdì scorso, con quella giornata quasi drammatica per i listini europei, meno quasi 5% di Italia e di Germania, col drammatico crollo del petrolio, e non va, cose che io osservo in maniera, faccio dei circoletti rosso, il petrolio che da 80 e passa dollari va a 67 in un giorno, meno 13%, qualche cosa che ho segnali di lì. Purtroppo io sono convinto, appena uscito il dato, purtroppo questo dato del no fine payroll, che potrà essere condito da tante cose belline, è deludente, perché è la cosa più importante, 330 abbiamo avuto 220, il resto conta meno, tasso di partecipazione, tasso, paradossalmente ripeto, un tasso di disoccupazione che scende
di fronte a un'inflazione che rimane alta è una cosa negativa, perché il tasso di disoccupazione a livello pieno vuol dire che c'è meno elasticità di salari. Per la, una volta c'era la curva di Phillips, che adesso va molto meno di moda, che vedeva proprio il trade-off. Hai detto bene, va meno di moda, infatti l'ha detto anche Powell, però... ma l'ha detto anche Powell, va meno di moda, hai proprio ragione. Va meno di moda, però io studiavo quando andava di moda. Immagino. Ha molto senso, è quando c'è un calo di disoccupazione, del tasso ufficiale di disoccupazione, cala. Vuol dire che i salari, vuol dire che hanno meno potere i datori di lavoro di poter non alzare gli stipendi, perché se c'è piena occupazione è questa. È in questa situazione, ripeto, dove abbiamo solo il 4% di disoccupazione, ma le nuove buste paga non aumentano come coerentemente al tasso, vuol dire che c'è qualche cosa che forse, sai cosa c'è? Te lo dico, non lo volevo dire, c'è che purtroppo, o per anche per fortuna, tutte queste politiche fiscali fatte, non tanto in Italia, ma negli Stati Uniti d'America e in altri paesi anche in Europa, ma negli Stati Uniti in America hanno dato quel denaro, per carità, che poteva essere anche importante, che ha aiutato l'economia, ma ha abituato un pochino la popolazione all'inattivismo, a essere inattivi, e quindi magari stando a casa c'è ancora quella nicchia di risparmio che non ti sprona ad andare a lavorare, e quindi se il datore di lavoro, il ristorante, il negozio, l'industriale ha bisogno di manodopera, deve pagare qualche cosa di più, e questo senza dubbio. Dobbiamo lasciarci, Tony, grazie mille. Tony Scioli Puviani, trade dipendente, buon weekend, alla prossima. Speriamo bene, dai, speriamo la prossima settimana di avere il sorriso con Domenico e i nostri telespettatori. Ciao, ci riaggiorniamo.